ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video, anche se un po' uggioso. Come vedete dietro di me c'è Shock, per chi la conosce, quindi sono a Rainbow Magic Land. Penso che sparirà sempre di più il nome Rainbow. Quello che è certo è che questa è una nuova rinascita per il parco, perché è stato acquistato da un nuovo gruppo, quindi ci sono tanti lavori che devono essere fatti, tanti lavori che più o meno stanno già facendo. Oggi, diciamo, questo weekend e il prossimo, mi sembra, sono denominati soft opening, infatti il biglietto costa pochissimo. Ma io, visto che ero in trasferta a Roma, ho deciso di venire comunque per vedere quello che è stato fatto in questo pochissimo tempo da quando è stata cambiata la proprietà e capire quali sono le potenzialità del parco, anche se sono venuto già 2 anni fa e devo dire che qua di potenzialità ce n'è tantissima. Il parco è su una direttiva, la Roma-Napoli, che raccoglie le influenze delle due città, e le attrezioni sono degne di nota. C'era una totale mancanza di manutenzione fino praticamente all'anno scorso. Io ho visto la conferenza stampa e devo dire che sicuramente le premesse sono buone, quindi adesso vi farò vedere man mano le novità presenti o che saranno nel prossimo futuro. La novità più interessante, anche più imponente, quella che riesco anche subito a vedere sulla destra del parco entrando, è la totale smantellamento della zona dedicata ai bambini, che è stata ribrandizzata e ricostruita tema giungla, infatti si chiama Tonga, dove parte delle attrazioni sono state tenute e ribrandizzate. E poi c'è la grandissima novità là dietro, un long flume dove ci sarà anche un vulcano, ma prima, molto più avanti, perché hanno, penso, finito da poco di montare la ride, quindi ci vorrà tempo anche per fare la tematizzazione. Bella anche questa playground, ovviamente è bella perché è nuova, appena aperta, però è bella proprio per come è fatta, molto incasinata. Tante cose da fare, sicuramente se lasciate qua i vostri bambini li venite a prendere quando chiudono e ve li sbattono fuori, ecco, perché sicuramente ce n'è da fare. Una delle grandi novità imminenti, purtroppo oggi ancora chiusa, è la Haunted Hotel, che dovrebbe essere un Haunted Hotel, quindi un hotel dell'orrore. È una stazione sicuramente con molte aspettative, dove se riuscirà bene sarà una bella cosa per gli adulti. Un'altra cosa che mi è sempre piaciuto di Rainbow quando sono venuto 2 anni fa, nonostante, ripeto, la manutenzione quasi completamente assente, è però l'importanza e la grandezza dell'imponenza delle scenografie che ci sono, ecco. Sono dovuto riparare qua nell'ingresso del Gran Teatro, dove ci sarà uno spettacolo di Aladino, fra un paio di settimane aprirà. Peccato, non riuscirò a vedere. E ho appena fatto Cagliostro. La ride è molto bella e molto fluida, è anche abbastanza divertente. Il problema è che è il totale buio che c'è, non c'è taming, non c'è niente. Un esempio di come si possa integrare un laser game, un 3D in un'attrazione, diciamo, tradizionale, è Antic 5D. Ha qualche problemino di sincronizzazione, però è l'unica in Italia a fare una cosa del genere fatta abbastanza bene. E non devi solo sparare a dei puntini, cioè c'è anche la scena dove spari ai puntini, però è un vero laser game, secondo me. Quindi è molto molto interessante. Di Yucatan vi metto uno spezzetto di quando sono venuto 2 anni fa, perché sinceramente non ho voglia di bagnarmi così tanto. Shock, qui dietro alle mie spalle, è stato per tantissimi anni l'unico launch coaster in Italia e non mi ricordavo a che velocità andava, e ve l'ho fatto la domanda su Instagram, mi avete risposto 110 km/h, quindi mi fido. È una buona occasione per dirvi di seguirmi sul mio account, ovviamente. In conclusione, sì, sentite un po' di rumore strani perché sono a Disneyland Paris e mi ero dimenticato di fare la chiusura del video di Rainbow. In conclusione, Rainbow bisogna aspettare almeno 2 o 3 anni per lavorare la nuova proprietà e capire cosa stanno facendo
ci vorrà del tempo, appunto. 2-3 anni secondo me è il minimo sindacale. Vogliono arrivare entro 3 anni a 1 milione di ingressi. Speriamo che ce la facciano, perché io me lo auguro. C'è molto da fare, c'è molto da lavorare, però ce la possono fare. Forse l'unica nota negativa è che in questo primo anno i 35 euro di ingresso a prezzo pieno che propongono, forse un po' tanto. Io mi sarei aspettato un 25 il primo anno, un 29 il secondo, un 35 il terzo, però è la mia opinione personale. Io comunque ringrazio Rainbow di avermi dato la possibilità di andarli a trovare e di fare questa recensione. Io vi invito sempre a fare le solite cose, like, commentare. Voglio sapere voi cosa ne pensate di Rainbow Magic Land. Non c'è Federico per fare la chiusura perché è andato a casa. Comunque ci vediamo settimana prossima e quindi al prossimo video. Ciao ragazzi.